Pronto, prova immagine e prova voce. Pronto, pronto. Buongiorno, salve a tutti, benvenuti a Leggero Euforia. Sono mancata qualche settimana, mi dispiace, mi scuso, però eccoci qua. E ripartiamo da dove eravamo rimasti e quindi dalle notizie positive che ve le ricordo, perché comunque è importante anche tenere memoria delle cose vantaggiose e buone che sono successe nell'ambito dell'antiproibizionismo. E quindi vi ricito un'altra volta la decisione dell'Uruguay, che ancora non è definitiva, deve ancora essere approvata al Senato, ma è diciamo vicina all'approvazione, di legalizzare totalmente la vendita e la produzione di canapa, di marijuana, di cannabis, come volete chiamarla, in Uruguay, un'iniziativa del presidente Mujica, che ha iniziato con un'idea di totale monopolio della coltivazione, della produzione e della vendita della canapa per uso ludico, oltre che per tutti gli altri usi. E poi nel corso del dibattito che si è sviluppato negli ultimi due anni, diciamo che questa idea iniziale è andata più verso una legalizzazione che non prevede un totale monopolio, ma prevede anche che ogni persona, ogni nucleo familiare possa avere delle piccole coltivazioni autonome, e quindi diciamo che si legalizza anche la coltivazione, anche se con dei limiti. D'altra parte, legalizzare vuol dire anche imporre qualche limite, vuol dire anche imporre dei controlli, ed è per quello, proprio per quello che si chiede la legalizzazione, perché alla fine poi, come tante volte abbiamo detto, quando c'è un proibizionismo troppo forte si genera un mercato clandestino che sfugge completamente a ogni controllo. L'idea iniziale appunto era di monopolio, idea criticata da più parti, da una parte perché sembrava appunto un'idea di un'economia vecchia il fatto che si potesse monopolizzare completamente un prodotto su un territorio nazionale, da una parte, dall'altra anche perché gli altri presidenti delle altre nazioni latinoamericane avevano detto che era molto meglio fare delle azioni congiunte e non che ognuno andasse avanti individualmente per conto suo. Anche le associazioni di consumatori si erano opposte a questa idea di completo monopolio, appunto per il motivo che volevano maggiore libertà per le persone di gestirsi il proprio consumo e la propria produzione. La legge che ne deriva appunto legalizza sia la produzione da parte dello Stato, il controllo da parte dello Stato, sia la produzione autonoma da parte dei nuclei familiari. Mi sembra che si parli di 6 piante per nucleo familiare e di una certa quantità che adesso non ricordo nello specifico, ma insomma si mettono dei paletti in modo che ogni nucleo familiare abbia la possibilità di coltivare per sé, ma la vendita viene riservata, la produzione per la vendita viene riservata allo Stato. E Mujica aveva annunciato che sarebbe andato all'ONU nel corso dell'Assemblea Generale 2013 dell'ONU a difendere la sua legge, perché naturalmente, nonostante che ancora non sia del tutto passata, si sono levate già molte voci contro da parte dei proibizionisti, da parte della stessa America e da parte della stessa ONU, l'ONU nella sua sezione di agenzia contro le droghe e il crimine, perché naturalmente la legge dell'Uruguay va contro le convenzioni, quelle che sono le convenzioni internazionali ONU. E Mujica aveva detto che lui stesso avrebbe difeso questa sua legge di fronte all'Assemblea Generale. Questo poi non è successo, perché ho sentito, cioè ho almeno letto tutto il testo dell'intervento che Mujica voleva leggere in sede di Assemblea ONU, penso che l'abbia pronunciato così come è stato consegnato il testo, e non si fa nessun accenno alla legalizzazione delle droghe, nessun accenno a tutta la tematica sulle droghe e sul narcotraffico. E questo mi fa pensare che ci sia stato finalmente un coordinamento e un accordo fra i vari presidenti degli stati latinoamericani, perché invece il presidente della Colombia, Santos, ha pronunciato un intervento nel quale c'è una buona parte che si occupa proprio dell'insistere sul concetto che la guerra da droga è finita, d'altra parte è fallita, d'altra parte chi meglio della Colombia lo può sapere, è stata la prima nazione interessata alla violenza sociale e agli enormi conflitti derivati dalla war on drugs. Molto prima del Messico, già la Colombia è stata per anni teatro di violenze e di conflitti di ogni genere, appunto per la war on drugs e per la lotta quindi che si è creato delle forze dell'ONU contro i narcotrafficanti,
con tutto poi il corollario che noi ben conosciamo di corruzione delle forze dell'ordine, di corruzione della politica, di violenza sociale che aumenta e una serie di vari fenomeni che più volte abbiamo analizzato. Però fatto sta che rimane la buona notizia che in ogni caso la legge è in dirittura d'arrivo al Senato, ne avremo poi notizie più chiare nel corso dei prossimi giorni, perché si parlava di ottobre-novembre o al massimo entro la fine dell'anno, e appena ci saranno novità ve le farò naturalmente sapere, sapete, fai bene a saperle in Italia, perché in Italia non è che ci sia molto risonanza da queste notizie che arrivano un po' da tutte le parti del mondo. Vi ricordo anche che prima ancora, a novembre del 2012, ci sono stati due referendum in Colorado e in Washington che hanno legalizzato l'uso della cannabis non soltanto per uso terapeutico o per uso industriale, ma anche completamente per uso ricreativo, sempre naturalmente completamente legalizzata, ma la legalizzazione comporta dei limiti e quindi delle licenze per venderla, delle quantità che possono essere detenute dai singoli cittadini, e quindi comunque un grandissimo passo avanti. Anche Colorado e Washington stanno affrontando le loro belle difficoltà per poter far valere questa legge, che comunque confligge con la legge federale, che è in accordo con le convenzioni ONU. Sembra che le ultime dichiarazioni del presidente Obama siano però abbastanza favorevoli in qualche modo a lasciare autonomia agli stati per legiferare e per decidere intorno a queste circostanze. Ci sarà poi nel 2015 una, a quanto ho capito almeno nel 2015 o forse anche l'anno prima, una riunione proprio dedicata dell'ONU, dedicata a un'eventuale riforma delle convenzioni, perché anche se in Italia non se ne ha sentore e non arriva questa notizia, c'è in tutto il mondo un forte dibattito intorno principalmente al fatto che la guerra alla droga non soltanto non ha prodotto i risultati che si volevano produrre, per cui è aumentato il consumo, è aumentata la produzione, è aumentato naturalmente anche, si è abbassato naturalmente anche il livello di purezza di tutte le sostanze che vengono vendute, perché il mercato nero è in mano a persone che non hanno certo scrupoli per la salute dei cittadini e dei consumatori, non soltanto non ha raggiunto gli obiettivi, ma ha prodotto anche una serie di danni enormi sanitari, economici e sociali. E quindi diciamo che queste nell'insieme sono le notizie migliori in qualche modo che sono arrivate anche a una certa conclusione, perché dibattiti avviati ce ne sono davvero in tutto il mondo. Nel Canada per esempio è molto forte la possibilità che presto ci siano delle regioni che legalizzano anche loro la cannabis, anche in Europa il discorso sta andando molto avanti, da un giorno all'altro potrebbero esserci ulteriori stati e ulteriori notizie di episodi ed esempi di legalizzazione.